ovviamente questi sono i campioni d'Italia, quindi un po' più importante. Parliamo. Hai la sensazione che senza quegli errori individuali sui due gol del Napoli, la tua squadra, come ha dimostrato l'ultima mezz'ora che ha messo sotto anche con i cambi che hai fatto, il Napoli, potesse fare il risultato pieno oggi? Prima non abbiamo fermato il Napoli, sono stati loro a fermare noi perché abbiamo meritato di vincere Ok, oggi. che poi era quello che ti volevo chiedere, insomma, era Sì. quello. Poi no, non sono d'accordo perché quegli errori individuali fa parte del gioco, fa parte da quello che vogliamo vedere nel campo, anche perché se iniziamo a buttare la palla sicuramente non arriveranno gli errori individuali, però non riusciremo a giocare come abbiamo giocato durante una grande parte della gara. E sono degli errori che esistono e esisterà nel calcio. Però sono felice che dopo l'errore abbiamo continuato. Quella è la cosa più importante. Come reagire dopo un errore, quale attitudine avere dopo un errore. E tutti hanno continuato a giocare, hanno cercato di fare il gioco che dobbiamo fare per confrontarsi con una squadra come il Napoli, perché se le regaliamo la palla diventa difficile perché è una squadra che ti domina, ti attacca e alla fine finiscono per segnare. Noi, continuando a giocare, li abbiamo messo in difficoltà e, ripeto, potevamo vincere la partita. Salve, salve. Ecco, dopo aver fermato, diciamo così, i campioni d'Italia e soprattutto strappato la possibilità di un altro record, che c'è un record di 91 punti di Sarri, quanto le fa piacere che il suo nome venga accostato alla panchina del Napoli per il futuro? Non penso neanche, penso al presente, il mio presente oggi è il Bologna, la partita che abbiamo fatto oggi, il mio presente è andare a casa, anche se non avendo la famiglia vorrei avere le bambine con me, però non è possibile in questo momento e voglio andare a casa a riposare, a guardare le altre partite come lo faccio sempre. Penso al presente, tutto il resto conta poco in questo momento. Ciao Tiago, buonasera. Dopo una prestazione come quella di oggi da parte di Sansone, sai che nelle prossime settimane saranno giorni in cui si discuterà sul futuro. Avere un giocatore con un atteggiamento così ti fa pensare, devo puntare su di lui anche l'anno prossimo? Sansone è entrato bene, come Moro è entrato bene, come Joshua oggi è entrato bene, come Gari è entrato bene da difensore centrale che non era da un po' che non giocava. Lorenzo è entrato bene, ha fatto un gol fantastico. Abbiamo un gruppo in questo momento fantastico, un gruppo dove hanno un comportamento, un atteggiamento fantastico, ma si vede in partita perché sono così, loro sono così durante la settimana. E se fai bene il tuo lavoro, poi alla fine si vede nel campo e si vede anche con delle partite come quella che abbiamo fatto oggi. Nel futuro vedremo la cosa migliore per ognuno e cercare di adesso pensare al nostro presente. Manca ancora una partita che possiamo fare ancora qualcosa di interessante. Vedremo. Ciao Tiago, credo che lui lo sappia, se ne sia accorto e tutto il resto, ma questo che tu stai dicendo, cioè che è un gruppo fantastico, lo dirai anche a Saputo martedì. Ma l'ha visto lui in prima persona oggi. Il presidente era contento da quello che ha visto nel campo, però non solo oggi. Tutte le partite che abbiamo fatto fino ad oggi, al di là del risultato, perché alla fine siamo giudicati, è normale che siamo giudicati per il risultato, però se vai a vedere in fondo come hanno giocato questi ragazzi durante la stagione, è fantastico. È fantastico, hanno fatto quello che hanno dovuto fare sempre in allenamento in partita e è una soddisfazione enorme per me di avere questo privilegio di allenare dei ragazzi che hanno questa voglia di migliorarsi e di affrontare ogni situazione con l'atteggiamento giusto. Senti Tiago, ti inorgoglisce il fatto che dopo una vita, io non so quanti anni, è che l'ultima partita ha un significato? Perché per
15, 16 forse anni l'ultima partita non contava niente. Finali di campionato assurdi, impalpabili, e adesso è difficile con chi l'altro sono davanti, però a Lecce ti giochi ancora un posto in conference. Ottimo, benissimo. Guarda, è più semplice da quello che possiamo immaginare. Questo lavoro che i ragazzi stanno facendo non viene da oggi. Viene da tutti i giorni di allenamenti dove esistono delle difficoltà, perché abbiamo tante difficoltà, non siamo la squadra perfetta, non credo che nel mondo oggi esista una squadra perfetta, però siamo lontani noi di essere perfetti, però esiste una cosa che non può mancare, e questo anno questi ragazzi non hanno mancato mai, il loro impegno, il loro compromesso, fare il lavoro al massimo, e è per questo che oggi ci troviamo in una situazione bella, perché abbiamo finito in casa una buonissima partita giocata molto bene, e al di là del risultato, perché meritavamo noi vincere nel pareggio, però vedere la gente che torna a casa contenta con quello che ha visto dei suoi giocatori nel campo, di avere questa connessione con loro e finire la ultima partita da questa stagione in casa in questo modo è fantastico. Abbiamo la possibilità oggi di andare a Lecce, prepararsi bene, affrontare una partita come tutte le altre, difficile, però con entusiasmo, con voglia, con impegno e con il compromesso con noi stessi, ma soprattutto con la nostra gente, perché se lo meritano. Ciao Tiago, buongiorno. Quando sei arrivato qui l'obiettivo era la salvezza. Arrivi all'ultima giornata che ti giochi l'ottavo posto. Hai cambiato la mentalità della squadra, e lo dimostra il fatto che nel girone di ritorno non hai perso con nessuna delle prime sette grandi. Qual è la cosa che ti rende più orgoglioso e qual è secondo te il prossimo passo da fare per questa squadra, per te e per questa società? La prima cosa è che è un qualcosa di reciproco, perché alla fine, quando siamo arrivati, è vero, l'obiettivo era salvarsi. Un momento difficile, un momento complicato, non sappiamo tutti il perché. Poi quando arrivi e inizi a lavorare, hai bisogno anche dell'altra parte di avere questa sensazione che si possa fare o si possa continuare a lavorare, fare un qualcosa di interessante, di importante, e questo l'hanno fatto questi giocatori, l'hanno fatto loro, perché dal primo giorno che siamo arrivati hanno dimostrato un impegno, hanno dimostrato di voler qualcosa, di lavorare per questo, di non lamentarsi, anche nelle difficoltà, perché abbiamo avuto delle difficoltà durante la stagione, continuare a fare il massimo. La nostra gente che è iniziata a credere in questi ragazzi e a sostenere questi ragazzi, perché è una cosa importante, abbiamo bisogno anche di loro, lo hanno capito e lo hanno fatto in una maniera fantastica, non solo in casa ma come in trasferta. Questo fa che si crea un'atmosfera, un ambiente idoneo per fare un grande lavoro. Però alla fine parte dal gruppo, da questi ragazzi, perché hanno qualità, dentro hanno questo spirito che da quando siamo arrivati abbiamo chiesto e ce l'hanno dentro, e diventa sempre molto più facile per una staff arrivare e fare il suo lavoro. Il suo lavoro vuol dire portare al massimo ognuno di loro per avere una squadra sempre con una idea in testa, perché dico sempre, ho una idea da quello che voglio vedere della squadra, ma non è sempre possibile. Oggi, vedendo la partita di oggi, sono felice perché vedo una squadra che si avvicina a un qualcosa che io voglio vedere, e questo mi dà soddisfazione anche come allenatore. Mi hanno motivato tantissimo tutti i giorni per poter cercare di trovare una soluzione migliore perché possiamo giocare in questo modo, però alla fine grazie a loro, grazie ai ragazzi, perché hanno fatto un ottimo lavoro fino ad oggi, e abbiamo ancora una per continuare a fare qualcosa di straordinario che abbiamo fatto questa stagione. Ascolta, noi ti abbiamo motivato anche con qualche critica, nonostante tutto, specialmente io. I giocatori ti hanno motivato, adesso deve motivarti Saputo.
Guarda, le critiche costruttive senza nessun interesse dietro. Sì, perché mai chiesto. Credo che mi interrompe, Tiago. No. Guarda, le critiche costruttive, e questo l'ho detto anche in un'altra conferenza, le critiche costruttive che sono state giuste, perché lo dico anche ai ragazzi, il primo a sbagliare sono io. Però quando sbaglio è perché della mia testa vedo un qualcosa che magari dopo la devo cambiare. Però non esiste, tutte le mie scelte, non esiste nessun interesse dietro. Quando la critica viene da un interesse dietro e che io la vedo, allora questa critica mi passa ma molto lontano. E mi dà anche forza perché sono convinto del quello che stiamo facendo, sono convinto del massimo che do io e chi dà a questi ragazzi. Allora ripeto, la critica costruttiva è fantastica perché fa riflettere, e quando le fa uno riflettere le fa migliorare. Però la critica con l'interesse dietro, non andiamo sicuramente a avanzare.